Dunque, allora il concetto di sviluppo sostenibile, che è stato applicato soprattutto al territorio rurale, in qualche modo ha consentito che avessimo delle aree del pianeta sottoposte a un intenso sfruttamento dal punto di vista agricolo e industriale, e aree del pianeta invece dove si tentava di limitare questo, di proibirlo, riportando queste zone alla loro naturalità, quindi creando un po' una separazione fra l'economia e la natura. Questo è un modello che non si è dimostrato vincente. Perché? Perché la parte eccessivamente sfruttata, e quindi l'industrializzazione dell'agricoltura, ha avuto come effetti negativi una serie di fenomeni legati all'inquinamento, diseguaglianze sociali e poi una produzione di cibo che non è cibo di grande qualità, è un cibo di bassa qualità. Mentre invece la parte che abbiamo deciso di abbandonare ha visto un ritorno di una natura non più collegata alle società locali, alle comunità locali. Quindi quello che ha fatto le spese di tutto questo sono invece quei sistemi misti che vedono sì la presenza di attività agricole, ma anche di una biodiversità che è funzionale alle attività agricole. In buona sostanza abbiamo delle aree di paesaggi agrari in cui la natura è stata modellata dalle pratiche agricole e convive con esse non perché non si disturbano, ma perché sono parti integranti. Quindi l'idea di un uomo agricoltore che non deve disturbare la natura sta lasciando il campo invece a un'idea di un uomo agricoltore che collabora con la natura, producendo una qualità del paesaggio che tiene insieme appunto questi processi economici, sociali e ambientali, quindi si produce anche cibo, si conserva anche la biodiversità, si riduce il rischio idrogeologico, si produce bellezza, diciamo, e si offre un'opportunità alle popolazioni di non abbandonare il territorio. Quindi ecco, guardando questo in prospettiva mondiale, tutte le principali istituzioni delle Nazioni Unite sono alla ricerca di nuovi modelli, perché da un lato sia il modello interamente ecologico, quindi ritorno alla natura, sia quello interamente industriale hanno fallito. Quindi evidentemente quale può essere, quali possono essere gli esempi positivi da fornire per trovare un modello invece in cui questo si integra? Ecco, il paesaggio italiano è uno di questi luoghi. È un paesaggio nel quale questi processi si sono storicamente integrati. Hanno avuto e abbiamo dei problemi anche noi, naturalmente, ma siamo ancora in grado di presentare degli esempi che vivono, che sono reali. Non abbiamo, ecco, bisogno di cercarli al di fuori del nostro paese. L'Italia, da questo punto di vista, è giudicata un esempio che, secondo me, è valido per molti paesi del mondo. Ecco, quello che direi che è importante è che riconosciamo la bellezza in quei luoghi in cui l'uomo è stato in grado di creare bellezza, perché così come il discorso facevo in precedenza, in certo qual modo la bellezza è stata negli ultimi decenni associata a quei luoghi dove non c'è l'uomo, dove c'è la natura incontaminata, ecco lì la bellezza. Questo ci ha sottratto a noi come Italia invece gran parte della nostra storia vincente, se vogliamo, che è quella di un paese che ha saputo modellare la natura creando un qualcosa che naturale non è. Ma è bello. E questo ce lo dice anche tutta quanta la storia della pittura, la storia appunto della rappresentazione del nostro paesaggio, che è stato celebrato soprattutto dai viaggiatori stranieri perché riconoscevano in questa una forma di bellezza che è totalmente creata dall'uomo e in cui la natura fa da base, da sfondo, sul quale l'uomo agisce. Questa è una grande differenza rispetto a esempi tipo, sorry, il Grand Canyon o la foresta amazzonica. Quelle sono aree assolutamente naturali e sono certamente belle. Qui abbiamo invece un paesaggio creato dall'uomo, ugualmente bello.